Ragazzi, di questo nuovissimo video. Oggi farò il video. Sì, sono tornata dopo tantissimo tempo, dopo che ho fatto le domande e dopo che, come ho fatto su Instagram Stories, che in pratica sono stata malata e quindi ho avuto tosse, raffreddore, febbre, quindi un po' di tutto più. E quindi non ho potuto fare video perché mi sento veramente tanto male. Quindi non ho potuto veramente tanto fare video. Però adesso sono tornata a fare il video. Spero di non ammalarmi e di non toccare togliere il canale perché mi ha detto voglio toglierlo. Perché se veramente stanno arrivando a veramente tantissimi iscritti. E quindi non voglio veramente togliere il canale. Oggi Francia per fare il video sia del mio kit di emergenza e sì anche dei miei due astucci che userò per la scuola, per insomma, quella così. Iniziamo prima col video del mio kit di emergenza. Che sarebbe questo qua. Sono ancora un po' malata, però vabbè, ho avuto mal di gola, ma adesso mi fa un po' male. E non anche per la febbre. Questo qua, beh, lasciate stare che c'è la borsetta qui, un po' se non c'è un nuovo da kit emergenza, però vabbè. È un tipo di astuccino che ho comprato su Amazon, ho pagato 2,50 euro su Amazon. E adesso voi potete ovviamente toccare la sua morbidezza, è una cosa veramente troppo figa. Mettiamo questa qua bella. Allora, penso, non l'abbiamo. E in pratica troviamo prima queste salviettine della Flash, cosa del genere. Queste qui, che sono alla calendula. Non dico profumano proprio. Questo qua senso per le mani, proprio così. Dopo ci abbiamo un elastico per i capelli, che in pratica se ho caldo a scuola o cosa e mi dimentico di portare, ma non ce l'ho neanche di emergenza. Poi dopo, vabbè, qui ho dei cotofiocchi per, ma non è che mi vado a pulire, senza le orecchie. Se per caso tante volte faccio dei disegni per caso e tante volte sbaglio con la gomma, non ci arrivo, prendo questo e quindi. Poi vabbè, i cerotti, posso mettere dei cerotti. Sì, perché sai, non so mai se stiamo male o cose del genere. Poi delle forcine per i capelli. E dopo qui c'è un elastico. Quindi un kit nel kit. Poi dopo un altro kit nel kit. Perché in pratica qui c'è. Qui in pratica ci sono due elastici. Qui c'è le altre forcine fatte così. Vedete? Fatte quelle. Così, dove ci sono queste fatte che lo apri dopo metti. E già qui c'è un altro elastico. Poi dopo c'è una crema per mani. In pratica se per caso non so, vi sentite le mani un po' tipo così, mettete la crema. Un risiederà perché in pratica non si sa mai se i miei labbra come vogliono so, comportarsi. Uno specchietto perché uno specchietto serve sempre. Vedete, faccio il riflesso. Però penso farvi capire, penso che questa cosa wow, si è fatto effetto così tantissimo, ma che prendo una cosa. Boh, però è frigo, cioè. Guardate se ho fatto il riflesso, ma lo vedo in atto una cosa, perché non l'ho fatto mai. E quindi, sì, e questo qua è uno specchietto fatto tipo così. E dopo non ho più niente, vabbè un temperino, perché non so perché devo un temperino dentro. E in pratica questo qua era il kit d'emergenza che ho. Aggiungerò anche il profumo, che in pratica adesso devo anche comprare, sai quei profumini piccolini. Ma in quasi caso se mi dimentico di mettere profumo, almeno tutto ce l'ho. E basta, dopo il mio kit d'emergenza, questo qui, lo metterò dentro la tasca del tesoro degli spacco. Bene, mi mando un grosso bacione e faccio vi altro video del... Per adesso degli astucci di scuola. Un altro bacione e ciao!